La parola a Enzo Colorà, squadra mobile di Palermo, SILP. Grazie. Buongiorno, sono un poliziotto e faccio servizio alla questura di Palermo. Faccio una premessa che mi sembra doverosa. So di essere un privilegiato rispetto a tante persone qui presenti, rispetto ai delegati, perché comunque non sono un precario, ho un posto di lavoro ad oggi sicuro. Ma credetemi, la peculiarità del nostro lavoro è così tanta, perché noi siamo chiamati a darvi, a offrirvi sicurezza, che i pesanti tagli che sono intervenuti ormai negli ultimi anni a tutto il comparto sicurezza, quindi non soltanto a noi ma anche ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia penitenziaria, stanno facendo sì che il nostro lavoro sia sempre più difficile da svolgere. E sapete bene che un paese che non investe nella sua sicurezza, un paese soprattutto come l'Italia, dove la criminalità organizzata è forte, ha poche speranze di crescere anche da un punto di vista economico. Vi darò qualche dato che attiene al posto dove lavoro, alla mia questura, ma sono certo, anche per aver parlato con tanti colleghi, che le problematiche sono uniche, soprattutto in tutte le grandi città. I tagli hanno inciso pesantemente sia sulla polizia giudiziaria, intesa da un punto di vista esclusivamente tecnico, sia su quello che ormai pomposamente viene chiamato polizia di prossimità, ma per dirvi è la volante, il poliziotto di quartiere, è il nostro biglietto da visita nei confronti del cittadino. Le indennità agli orari di servizio notturno, i tagli al personale hanno fatto sì che ormai a Palermo, ma anche in tante altre grandi città, di notte ci siano pochissime macchine a vegliare sulla vostra sicurezza, equipaggi che hanno visto triplicare il territorio da controllare. Capite bene qual è il problema, che se voi chiamate il 113, nella migliore delle ipotesi sarete messi a turno come intervento, oppure l'intervento sarà intempestivo, il ladro di turno sarà andato via, e quindi questo a volte è anche fonte di tensione con la cittadinanza. Per non parlare poi dell'esiguità e dei mezzi, di come sono ridotti. Parlo intanto delle macchine vetuste, interventi di manutenzione di fatto inesistenti, perché i forti tagli al capitolo di bilancio fanno sì, e parlo per esperienza diretta e personale, che per la semplice sostituzione di una batteria di una moto, sapete tutti, 35 euro circa, abbiamo atteso sei mesi. Le officine convenzionate non ci vogliono fare più credito, e purtroppo sempre più spesso siamo costretti a chiedere a qualche amico di fare il piccolo intervento per poter continuare a lavorare. Che dirvi poi della carta? Bypasso quello che sono le cartucce, i toner, le fotocopiatrici, ma la carta, che è diventata preziosa tanto quanto la carta moneta. Credetemi, è umiliante dover scrivere note alla Procura della Repubblica su carta riciclata, dove magari dietro c'è un vecchio ordine di servizio o, per ironia della sorte, una convocazione sindacale o un documento sindacale. Mi soffermo un attimo sugli strumenti informatici. Io non oso pensare se molti di noi terminassero di utilizzare i propri computer, o se qualche grosso ente, o nel caso parlo di Palermo, della Sicilia, qualche assessorato, dismettendo il loro parco computer, non ce li regalasse. Siamo a questo, viviamo soprattutto da un punto di vista dell'informatica con i regali degli altri, e questo, devo dire, non vi sfuggirà che comporta anche un problema di ordine etico morale, perché se il controllore in tutta tranquillità a volte è costretto ad accettare dei regali di un futuro controllato, capite bene che la situazione si fa molto molto imbarazzante. Noi a Palermo abbiamo apprezzato tantissimo Confindustria, che ha dato una sovvenzione per ristrutturare i nostri locali. È segno che la questura di Palermo, ma come tutta la polizia, i carabinieri e la finanza, sono considerati un baluardo di legalità, un'organizzazione a cui ci può rivolgere con fiducia. Ma noi questo ce lo saremmo aspettati dai nostri governanti, dalle nostre istituzioni, dal nostro ministero. Siamo stanchi sempre di dover chiedere a terzi la cortesia, per usare un termine caro al nostro dialetto. Che dire poi della polizia giudiziaria in senso tecnico? Io faccio parte di un ufficio investigativo che ha una competenza provinciale,
quindi ha competenza a intervenire in alcuni posti, in alcune cittadine della provincia di Palermo che voi saranno ben note, dove per fortuna il 90% delle persone è onesto e lavoratore, ma cittadine che sono universalmente conosciute come simbolo della mafia. A causa delle forti riduzioni del lavoro straordinario, delle missioni, delle indennità varie, è successo e purtroppo succederà sempre di più se i tagli saranno confermati anche per il 2012, che se succede qualcosa di grave, io penso anche a un omicidio, prendiamo l'esempio più grave, in una cittadina di queste, se noi abbiamo esaurito, operatori, abbiamo esaurito le ore di straordinario che ci sono state assegnate, o si prevede per la complessità dell'intervento un superamento dell'orario contrattuale, noi non possiamo andare perché non ci sono i soldi per pagarci il pasto, se no dobbiamo mangiare a spese nostre. Quindi capite bene che poi demandare magari all'autorità di polizia il loco vanifica quello che è il nostro bagaglio professionale. Poi a volte abbiamo anche difficoltà con le intercettazioni, perché i pesanti tagli che sono intervenuti presso il Ministero di Grazia e Giustizia hanno per certi versi, per certa parte politica, razionalizzato, sostengo io, limitato l'uso delle intercettazioni. Io ve lo dico da operatore del settore, indagini contro la corruzione, contro la criminalità organizzata che si chiami mafia, camorra, 'ndrangheta o Sacra Corona Unita, senza intercettazioni non andiamo da nessuna parte. Senza le intercettazioni non si va da nessuna parte. A volte sento parlare di beni confiscati alla mafia. Vero, ci sono grandissimi patrimoni confiscati alla mafia, ma da tecnico vi vorrei ricordare una cosa. Una cosa è il sequestro, che è una misura cautelare, ma che di fatto priva della disponibilità il malvivente di turno di beni, mezzi e denaro, ma una cosa è la confisca, che è quella che permette l'incameramento di questi beni al patrimonio dello Stato e la conseguente ridistribuzione alle forze dell'ordine, ma anche alle forze sociali. Mediamente per la confisca, se non ci sono problemi di vera natura, appelli e controappelli, passano 6 anni, quindi questo sbandierata attribuzione di mezzi, risorse provenienti dai beni confiscati alla mafia, io ci sarei molto molto cauto. Poi vi vorrei fare sorridere, diciamo, per sdrammatizzare il mio intervento, ci sono dei servizi di carattere istituzionale, mi riferisco a un grosso evento di ordine pubblico, a una grossa tutela, esempio concreto, il Papa che arriva in città, dove, anche se non è previsto da nessun regolamento, di fatto viene imposto l'abito, la giacca, la cravatta. Se poi si tratta di una personalità così media, va bene anche soltanto la giacca e cravatta. Ovviamente senza che questo sia fornito dall'amministrazione. Parlo ovviamente per i servizi in borghese. Voi sapete quanto è stato l'importo del buono vestiario, che peraltro è riservato solo ed esclusivamente a chi fa servizi in borghese, per l'anno 2010? 54 euro. Io giuro, ho provato a girare tanti negozi, anche negozi gestiti da cittadini di altri paesi, ma l'unica cosa che ho ricavato con 53, salvo poi integrare io, è stato il sorriso ironico del commesso quando vede scritto Polizia di Stato, 54 euro buono vestiario per un intero anno. Vi potrei parlare dei giubbotti antiproiettili scaduti di validità, vi potrei parlare della mancanza della formazione, formazione che noi a volte ci facciamo tra di noi, io stesso ogni tanto la faccio ai colleghi, ma la faccio da autodidatta. Ma mancano libri, mancano codici, mancano corsi di formazione fatti da docenti, da giudici, da avvocati esterni. Voi vi fidereste di un poliziotto, di un carabiniere, di un finanziere che non è aggiornato sulle nuove leggi? Voi vi fidereste di un operatore delle forze dell'ordine che, se sbaglia, al pari di un medico, per esempio, può incidere pesantemente sulla vostra persona? Sì, è vero, c'è il controllo, per fortuna, dei giudici. Ma i guai che possiamo creare se non siamo aggiornati, se non siamo formati, se non applichiamo il codice di procedura penale, il codice penale che è la nostra Bibbia, non andiamo da nessuna parte, e i danni li ha la cittadinanza, perché voi vi rivolgete a noi per avere sicurezza ed è giusto che lo otteniate nei modi previsti dalla legge. Siamo stanchi di lavorare in queste condizioni. Siamo stanchi di dover fare appello soltanto al nostro amor proprio, al nostro senso di responsabilità e all'amore che ci contraddistingue per questo lavoro, che credetemi è veramente tanto tanto bello. Siamo stanchi soprattutto di improvvisare. Io concludo
con un punto e con una riflessione. Il punto chiedo alla nuova compagine governativa, da cittadino, da poliziotto ed orgoglioso delegato del SILP per la CGIL, che il governo ci fornisca gli strumenti idonei per poter combattere la criminalità, ci permetta di offrirvi nei modi giusti e con le garanzie che meritate la sicurezza. Il punto di riflessione invece è questo. Lo dico con molto dispiacere, purtroppo quest'anno, sempre per restare in tema di casta, la questura in cui lavoro ha destinato in sede di contrattazione decentrata più risorse alla tutela dei potenti, togliendole a quegli uffici che si occupano di indagini antimafia. Grazie. Grazie. Grazie Enzo e buon lavoro. La parola a Sara Tripodi, Field, delegata Field Trasporti, Milano. Buongiorno a tutti, sono una lavoratrice del trasporto ferroviario e una sindacalista della FILCGL di Milano. Oggi sono qui per raccontarvi cos'è il mondo dei trasporti. Parlare di trasporti oggi vuol dire tenere gli occhi fissi sul contesto politico, nazionale e internazionale. Scelte del Parlamento europeo, come quella a favore della liberalizzazione del trasporto passeggeri nazionale e sulla totale separazione della società di trasporto da quella di gestione delle infrastrutture, decretano di fatto la fine delle holding ferroviarie, con pesanti impatti sull'occupazione italiana. Inoltre, il contesto nazionale, la crisi, il governo tecnico oggi, ma l'intero sistema dei finanziamenti ieri, rendono il sistema trasporti succube delle scelte politiche. I trasferimenti dello Stato e delle regioni al trasporto sono vitali per le imprese. Oggi si parla di tagli di circa 1.314 milioni di euro, che si traducono nel 75% di risorse in meno. Tagli di questa entità per i 2,7 milioni di italiani che prendono il treno tutti i giorni vuol dire aumento spropositato delle tariffe, tagli alle corse, azzeramento degli investimenti e gravi ripercussioni economiche e ambientali dovute all'incapacità di sostenere la domanda di mobilità. E poi fanno sorridere le misure locali di blocco totale del traffico, quando non si fa nulla per migliorare la capacità del trasporto pubblico. Diventa solo uno scarico di responsabilità, da un vettore, quello individuale, ad uno pubblico, senza però un reale progetto di sostenibilità economica ed ambientale. La situazione a causa dei tagli non migliora per il trasporto a lunga percorrenza, e non mi riferisco alle frecce italiane, ma ai treni notte, quelli a basso costo, il cosiddetto servizio universale. I tagli dei trasferimenti hanno condito l'alibi del gruppo FS, che già da anni stava tagliando i treni notturni di collegamento nord-sud Italia, dicendo che il settore è in crisi e che necessita di essere ridimensionato. In realtà l'anno scorso i viaggiatori dei treni notte sono stati 2 milioni. Come lo si spiega? Semplice, non è un settore in crisi. Lo diverrà se l'azienda lo farà volutamente diventare improduttivo, costringendo gli utenti del servizio a seguire gli insegnamenti di Henry Ford. È possibile scegliere qualsiasi treno, purché sia una freccia. Nessuna alternativa per il cliente e ancor meno per il personale che lavorava da anni per i treni notte. Mi riferisco ai dipendenti Servirail Vagolitz, Vassel International Italia, RSI, circa 800 persone che in questi giorni hanno ricevuto le lettere di licenziamento. Tutti a casa, e per molti di questi, oltre il danno alla beffa, l'azienda non paga loro gli stipendi da mesi. Padri e madri di famiglia che lavorano per la gloria. Crediamo che l'Italia siano anche loro, lavoratori italiani e stranieri degli appalti ferroviari, che fino ad oggi, a 150 anni dall'Unità d'Italia, hanno permesso con i treni notte davvero che l'Italia fosse unita.
Ed oggi, come nulla fosse, partono i licenziamenti a tappeto, da nord a sud. Non possiamo stare silenzio di fronte a questo scempio. Sono in corso nei principali impianti d'Italia, come Roma Termini, Milano, presidi e manifestazioni per dare a questi lavoratori voce, e a loro esprimiamo la massima solidarietà e appoggio. Per questa ragione, l'1 e il 2, c'è stata una forte azione di sciopero di tutto il comparto degli appalti, gli invisibili, l'anello debole dei trasporti. Crediamo che un'azienda pubblica e lo Stato debbano assumersi le proprie responsabilità. Non è possibile scaricare il problema su altri o fare finta di nulla. Questi lavoratori sono parte integrante del sistema trasporti italiano. E la FIL-CGIL da sempre ha lottato perché venissero loro riconosciuti gli stessi diritti del personale delle aziende di trasporto storiche. Per questo non possiamo accettare che questi ultimi siano i primi, sì, ma ad essere licenziati. Le scelte di governo ed aziendali hanno dunque ripercussioni negative su due interlocutori alla base del nostro sistema paese. Nei confronti del cittadino, la cui mobilità è sempre più costosa e senza alternative. E nei confronti del mondo del lavoro, tutto, dove i comparti del trasporto da sempre definiti garantiti non lo sono più. I licenziamenti sono ben oltre la porta. La stretta correlazione tra scelte di governo e futuro dei trasporti credo sia arrivata a un punto di non ritorno. Visto che a pagarne il prezzo sono sempre gli stessi, quelli che non hanno davvero più nulla da dare. L'odissea del contratto della mobilità è ancora aperta. Il giorno 15 e 16 ci sarà uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario e pubblico locale per il contratto di settore. Siamo stanchi di una trattativa che dura oramai da quasi 4 anni su un contratto nazionale della mobilità, e che ad oggi non ha prodotto alcun effetto, se non rimbalzi di responsabilità, dove sulla gogna viene messo, come sempre, il sindacato. La sede del negoziato di questo importante contratto è il Ministero dei Trasporti, dunque il Governo è parte chiamata in causa. Esigiamo che il contratto possa essere davvero la soluzione per migliaia di lavoratori che lavorano o lavoreranno nelle imprese di trasporto ferroviario e pubblico locale. Il mio è un appello al mio ministro Corrado Passera. Abbiamo la necessità di regole comuni, di un contratto di settore forte e appetibile per le nuove imprese italiane e straniere che entrano nel mercato. Chiediamo un contratto che non risponda a logiche di competitività giocate sul costo del lavoro. Non abbiamo paura di un contratto che parli di qualità ed efficienza, perché siamo consapevoli dell'importanza del diritto della mobilità per la cittadinanza, noi della CGIL. Vogliamo nuove regole che parlino ai giovani dei giovani, coloro che in azienda dovranno rimanere a lungo visti i ritocchi sull'età pensionabile. Fino ad oggi, purtroppo, i giovani sono assieme alle donne la categoria più penalizzata. Le regole contrattuali nel corso degli anni hanno aumentato il divario tra giovani e anziani, creando guerre generazionali. Il nostro compito è quello di colmare tale divario attraverso percorsi di armonizzazione stipendiale che in parte arginino l'insicurezza e la frustrazione derivante dalla condizione giovanile. Crediamo davvero che il lavoro, quello giovanile, quello femminile, quello che offre un pubblico servizio, sia l'unica soluzione per superare la crisi. Il rigore, l'austerità e i tagli, il mondo del lavoro li vive sulla propria pelle già da anni. Adesso è importante il rilancio. Vogliamo il consolidamento dei diritti, non il loro abbattimento dietro il falso baluardo della crisi. Per concludere vorrei esprimere la mia solidarietà alla compagna Susanna Camusso da parte di tutta la FILT, in particolar modo dalle donne della FILT. Insomma, quella battutaccia Bombassei poteva anche risparmiarsela. Forse quello nostalgico è lui, ma del governo precedente. Noi della CGIL guardiamo davvero oltre, e se il nostro tempo è adesso, prendiamocelo. Grazie. Grazie, Sara. Gide.
Cite Babim Gabade, ricercatore della Sanofi, azienda farmaceutica, chimico-farmaceutica di Milano. Vai. Buongiorno a tutti. Grazie. Sanofi, multinazionale francese del farmaco, frutto di numerose acquisizioni e fusioni, è una importante realtà nazionale con sede a Milano e con 5 siti produttivi in Italia, Anagni, Brindisi, Scopito, Garesio e Origio, ma anche di un centro ricerche in tutto circa 3.000 posti di lavoro. Recentemente è entrata a far parte del gruppo anche la Meria, che fa farmaci e alimentazione animale. È stata acquisita Genzyme, un'importante azienda di biotecnologie americana. Le agenzie di rating stimano che Sanofi il prossimo anno si collocherà al punto posto tra le big pharma, probabilmente grazie alla crescita dei mercati emergenti dove registrano i grandi incrementi di fatturato. Ma in Europa il mercato farmaceutico è ormai saturo e non cresce. Tutte le aziende farmaceutiche entrano in sofferenza, anche Sanofi. Dal 2005, anno dell'ultima fusione tra Sanofi e Aventis in Italia, sono già stati attuati 3 piani di ristrutturazione con la perdita di molti posti di lavoro. E ora è stato presentato un nuovo piano di ristrutturazione che porterà alla riduzione complessiva di 15% dei personali, circa 600 esuberi individuati prioritariamente in uffici tra informatori scientifico farmaco e nel centro ricerche. Non si tratta di un'azienda in crisi. La riduzione del personale viene giustificata da riorganizzazione aziendale, che a sua volta è motivata dalle nuove esigenze di un mercato in evoluzione rapida. Di fatto, la riduzione del fatturato non può riflettersi in margini dei guadagni più piccoli e allora la scelta più semplice rimane la riduzione del costo di personale. Tengo a precisare che si parla di calo del fatturato, non di calo delle vendite. E infatti la riorganizzazione che è stata presentata riguarda quasi unicamente l'apparato commerciale. Di fatto siamo davanti a una strategia aziendale che, ad esempio, riduce la ricerca, riorganizzandolo, o meglio, chiudere diversi centri di ricerca in Europa, anche l'unico centro di ricerca in Italia, a Milano. Il centro di ricerca Sanofi a Milano occupa circa 63 addetti tra ricercatori e funzioni di supporto. La scelta è quella di finanziare solo grandi centri di ricerca che si collegheranno alle grandi università. Ricerca che poi sarà finalizzata solo alle grandi patologie moderne che danno margini di altissimi guadagni come l'oncologia o terapie lunghe come il diabete. La strategia aziendale agisce anche a livello dei siti produttivi. Lo stabilimento di Origio, dove si produce il Malox e l'entrogemina per tutto il mondo, sarà oggetto di un progetto che mira a trasferire la produzione di Malox in parte nello stabilimento di Scopito e in parte a Colonia, in Germania. Per i 130 lavoratori in esubero, solo la promessa di un nuovo posto di lavoro è uno dei stabilimenti del gruppo. Certo, le aziende farmaceutiche in genere, e Sanofi in particolare, vogliono mantenere la loro immagine pubblica di azienda pulita, attenta al benessere, quindi possiamo anche dire ponti d'oro per chi esce, senza fare troppo rumore. Finora chi è uscito dall'azienda ha goduto sicuramente di un buon
trattamento, ma a noi resta e deve rimanere sempre amaro in bocca. Si pone comunque il tema dell'indebolimento dell'insediamento Sanofi nel nostro Paese, unitamente a un pesante calo occupazionale. Per questa riorganizzazione è stato proclamato lo stato di agitazione in tutte le sedi del gruppo, è stata richiesta l'apertura di un tavolo di approfondimento presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di portare alla luce queste problematiche che sono comuni a tutte le aziende del settore farmaceutico. Il giorno 11 novembre hanno scioperato i lavoratori del comparto industriale della Sanofi e il giorno 2 dicembre si è realizzato lo sciopero dei lavoratori della sede, gli informatori scientifico farmaco e del centro ricerche, con presidio che ha visto una larga partecipazione dei lavoratori, unitamente a una delegazione della CGT francese, che sono in 30, che sono venuti a darci una mano. Continueremo le nostre iniziative nelle prossime settimane. Licenziare persone, chiudere i pezzi importanti dell'attività Centro Ricerca Sanofi Milano, non può rappresentare, come dice il messaggio pubblicitario che fa la mia azienda, una soluzione Sanofi Aventis. Chiediamo alle istituzioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Ricerca, Regioni, Provincia, Comuni, di attivarsi affinché non si chiuda questa struttura pensata per il futuro, che ha dentro di sé un patrimonio di intelligenze, di know-how, di innovazione e produttività che merita di non deve essere disperso, annullato o immolato alla regola del mercato e della finanza. Grazie. Prego, Cid. Colgo questa occasione per ringraziare la struttura del FICTEM nazionale di Milano, della regione, che si stanno dando la mano per gestire questo tipo di problemi. Grazie, buon lavoro, grazie.